Ho aspettato un po' prima di fare lo speciale 100.000 iscritti perché volevo essere in Atlantico con Giancarlo ed eccoci qui, ora vi racconto tutto. Ciao, mi chiamo Francesco, siamo sotto casa mia a Torre Suda, oggi ci sono quasi 50 nodi da sud e io sto per partire per la mia seconda traversata oceanica atlantica insieme a Giancarlo Pedote su Prismian Group. Giancarlo in questo momento è in mezzo all'oceano, sta andando verso la Guadalupe e io lo raggiungerò in Guadalupe e insieme ritorneremo in Europa. Ciao casetta mia, ci vediamo presto, vado un attimo a fare la mia seconda traversata oceanica della vita e poi torno. È vero anche che io un po' me le cerco, ma non riesco mai a stare fermo. La mia paura più grande è quella di sprecare il mio tempo e per questo ho bisogno di non fermarmi mai. Sì, forse dovrei andare da uno psicologo. Per me il mare è sempre stato il richiamo più grande, una passione che arde dentro di me come il fuoco. In mare non perdo mai il mio tempo e allora il mare mi chiama. Forse Giancarlo questo avrà visto in me e allora per la seconda volta mi ha chiamato per rifare la traversata oceanica sulla sua barca, un Imoca 60, Prismian Group, una barca a vela incredibile, totalmente in carbonio, con due foil enormi che escono 2 metri dalla murata, un mezzo che vola sull'acqua, creato per battere ogni record. Giancarlo ce la mette tutta, a volte anche con qualche difficoltà. Mi ha appena detto, uno dei migliori modi che ha l'uomo per imparare è attraverso le difficoltà, e un marinaio lo sa bene. Siamo in Guadalupe, Caraibi, a circa 3500 miglia dalla nostra destinazione, Lorient, Francia. Oggi ho fatto la mia ultima immersione insieme a Giancarlo su quest'isola. Siamo andati a vedere il tempio sommerso di Jacques Cousteau e ho passeggiato un po' su quest'isola bellissima. Non potremo puntare subito dritto verso casa, perché il vento dell'Aliseo è contrario. Domani inizieremo a risalire verso nord, rotta verso il triangolo delle Bermuda. In barca saremo io, Giancarlo e Pierre, un ragazzo in gamba del suo team che l'anno scorso ha vinto la Mini Transat. Ci sarebbero ancora un milione di cose da dire. Per me è sempre come se fosse la prima volta, sono emozionato, teso, cerco di essere sempre attento e soprattutto di aiuto a questo grande amico marinaio eccellente, dal quale ho il grande onore e la grande opportunità di poter imparare qualcosa. Subito al timone? Sì, un secondo. Ok. Da questo momento in avanti non gestirò io i miei social. A bordo non abbiamo l'accesso a internet, solo un WhatsApp satellitare per le comunicazioni più urgenti. Cercherò di dare i miei diari di bordo a mia sorella, che proverà a pubblicare qualche post. Francesco, sei pronto per ripartire con me ad attraversare questo oceano? Sì che sono pronto. Vieni vicino a me allora. Facciamoci un bel video adesso, che è la partenza. Guardate che belle facce. Siamo rilassati. Sbarbati, oh, rilassati. Ah. Ok, concentrati perché l'uscita dall'isola è piena di boe, segnali, barche. 27-28 novembre, 17° parallelo nord e 59° meridiano ovest. La partenza dalla Guadalupe è stata subito impegnativa e bella sportiva. Per uscire dall'isola e andare a prendere la nostra rotta verso nord, abbiamo dovuto fare una decina di bordi, perché avevamo il vento contro, e anche bello sostenuto. Ogni virata su questa barca non è come su una barca da crociera. La velocità e lo sballottamento sono a dir poco unici, le regolazioni e le manovre da fare sono tantissime, soprattutto di bolina stretta come stiamo navigando ora, quindi l'effetto lavatrice è iniziato subito. Le ore di winch a pompare di braccia sulla colonna, in un attimo si sono arrivati a sommare come fossero caramelle. Vai anche in seconda, vai anche in seconda. Quando finalmente verso sera abbiamo smesso di bordeggiare e potevamo iniziare a mantenere la nostra rotta, io ero già stremato, ma c'era da sistemare il pozzetto. Decine e decine di cime da snodare e rimettere in chiaro nelle apposite tasche. Un'operazione che è durata un'oretta e che mi ha portato ad avere mal di mare tutta la notte. Fammi soffrire se vuoi, ma non farmi perdere il controllo. Questo che mi ripeto, ho appena iniziato la routine dei microsonni, un'ora si dorme e un'ora si sta di turno, per sempre, finché non arriveremo all'Orient, chissà quando. Ogni tanto le onde fanno scodare la barca e ci sballottolano ovunque, e l'effetto lavatrice si impossessa sempre di più di me, è una bestia feroce, che vuole aggredirmi e sottomettermi, è un leone che vuole sbranarmi. Ma io devo resistere ed essere più forte di lui. Dopo 8-10 ore di microsonni, i bioritmi del mio corpo e della mia mente non sono più quelli della terraferma. Ho un po' di nausea.
Vuoi che pasticca dal mal di mare? Ormai siamo a più di 80 miglia dalla Guadalupe e puntiamo sempre di più verso il mare aperto. Sento che la mia vita ora è affidata di nuovo a Madre Oceano. Giancarlo si accorge che non sto benissimo e mi dice: «Tieni duro, Fra. Su questa barca c'è bisogno di essere straordinari. Il passaggio è avvenuto. La rinascita a questa nuova dimensione è cosa fatta. Non è stato semplice, ma ci sono riuscito. Quel leone che voleva aggredirmi ora è una culla enorme. In realtà era come il maestro che ti punisce per renderti migliore. L'oceano ora mi accoglie e mi fa sentire parte di sé. Ed io sono pronto ad abbracciarlo. Madre Oceano, che mi abbracci, che mi guardi, che mi nutri, che mi insegni, che mi lasci andare. Madre Oceano, mi partorisci, che mi culli, prima mi tradisci, alba. Che mi mangi, che mi lasci andare, che mi pensi, che Aliseo, mi canti, asciugami, che mi cresci e poi mi lasci andare, che mi insegni a danzare, che mi insegni a sognare. Sulla terra io lavorerò, sulla terra mi innamorerò, sulla terra mi farò valere. E me la caverò, e me la caverò, e me la caverò. Sulla terra mi innamoro, sulla terra io prendo il volo. E ti penso, sulla terra ti penso, ti penso. Sulla terra ti penso, e me la caverò, sopravviverò. Madre Oceano, me la caverò. Madre Oceano, me la caverò. Lui si è capovolto da un pezzo, no? Però adesso mi ha chiamato la radio per dirmi: guarda, stai attento perché c'è il mio multiscafo rovesciato. Ok. Che non andarci a finire sopra. Certo. Ok, quindi bisogna stare attenti, vado a guardare, guardo a prua. Ci è arrivata la notizia dal WHF che stanotte è scuffiato un multiscafo proprio dove siamo qui adesso, lo stanno cercando, è alla deriva e quindi ci hanno detto di fare molta attenzione, siamo proprio nel pezzo di mare in cui potremmo incontrarlo. Quindi siamo tutti e tre qui in bozzetto a guardare verso prua. Piero è di turno fuori, Giancarlo mangia e io dovrei dormire. Com'è la situazione meteo? La situazione meteo è che stiamo salendo a nord per cercare di uscire il più rapidamente possibile dall'Aliseo e andare a giocare con una grossa depressione che arriverà. Proprio come l'anno scorso, a bordo ci si parla pochissimo. Giancarlo è spesso fuori turno per cercare di recuperare la stanchezza che ha accumulato all'andata. Io e Pierre ci diamo il cambio turno ogni ora e mezza. Anche Pierre è un navigatore solitario. L'anno scorso ha vinto la Mini Transat, la traversata oceanica in solitario su una barchetta ipertecnologica di appena 6 metri e mezzo. Taciturno e sempre concentrato. Ogni tanto ci scambiamo giusto qualche parola, poi ognuno preso dai suoi ritmi solitari e tra un pensiero e l'altro. Mi piace. Il dialogo a volte è una roba sopravvalutata. Quando si è in compagnia giusta non c'è bisogno di tante parole, si empatizza molto di più così e l'esperienza di condivisione è più intensa e profonda. Dopo più di 24 ore di digiuno ho ripreso a bere e a mangiare, colazione salata con 3 uova, formaggio e peperoncino. Ho fatto anche una passeggiata a prua e vi devo dire che guardare tutto questo mare da quest'altra prospettiva ti regala ancora di più l'emozione di trovarsi, fieri e solitari, nel mezzo di questa enorme distesa d'acqua. Oceano aperto! Siamo al largo del triangolo delle Bermuda. Abbiamo fatto 4 bordi per allargarci un po' e riprendere la nostra rotta verso nord. Ora sta entrando di nuovo più vento e l'effetto lavatrice riprende. Tramonto magico dal 21esimo parallelo e poi un altro microsonno. Più passano le ore, i giorni però, e più mi sento al sicuro in questa navicella spaziale degli oceani. My wish.
siamo andati a una velocità di circa 10 nodi, c'è molta onda e poco vento. Questa è una delle più grandi invenzioni tecnologiche del millennio, il pompelmo. Stiamo per eseguire un'altra virata, stiamo prima riempiendo il ballast a cercare il vento. Ogni volta che si vira bisogna prima mollare la volante e poi si può virare. Subito dopo la virata si ricazza la volante di nuovo. Andando a 11 nodi. Whatever makes you happy. Miseria. Ma tu adesso un po' di paura ce l'hai? Non è paura, è tensione. Ascolto la barca. Ho veramente paura fuori,